vedete, purtroppo è limitato. Quando abbiamo iniziato 2 anni fa, francamente non ci aspettavamo nemmeno noi che ci fosse questa accoglienza da parte del pubblico così calorosa come è stata in questi 2 anni. Abbiamo lottato contro tantissime difficoltà, sapete che non abbiamo una lavagna dove provare, che non abbiamo fondi, e nonostante questo siamo andati avanti, anche perché crediamo che in un momento come quello che stiamo vivendo bisogna puntare sulla cultura. E questo è stato il nostro obiettivo che abbiamo coltivato insieme con i ragazzi, che ringrazio. Come dicevo le altre volte, i ragazzi sono stati il cuore e l'anima di tutto questo nostro lavoro durato 2 anni, ma insieme con loro chiaramente tanti colleghi, perché abbiamo fatto una scelta precisa, abbiamo deciso di rompere una barriera per cui vedrete sul palco sia studenti che docenti, e quindi è un segnale che noi abbiamo voluto dare in maniera forte. Penso che alla fine di queste altre 3 rappresentazioni per noi si chiude un ciclo, per cui non escludiamo il ritorno, anche se pensiamo per l'anno prossimo ad altre forme che potrebbero venire avanti dopo che noi abbiamo piantato questo seme. Il teatro mancava nei nostri studi da parecchi anni e noi abbiamo voluto riproporlo, e davvero siamo contenti perché è stata tutta questa un'esperienza bella, entusiasmante, davvero ricca per tanti aspetti, e soprattutto è stato un momento di crescita importante dei ragazzi insieme con noi. Grazie.